Il Siena vince 3-0 contro il più brutto Lecce di questo avvio di campionato, una squadra che cancella le prove fornite in modo parziale contro Bologna e Atalanta, e un Lecce lento, prevedibile, che non dà ampiezza e profondità al suo macchinoso e improduttivo possesso palla. La squadra di Di Francesco è costretta ancora una volta a rincorrere, ma senza avere la reazione registrata contro l'Atalanta. Come mercoledì scorso, il Lecce gioca buona parte del secondo tempo in inferiorità numerica, ma la formazione della prima frazione è risultata poco idonea per contrastare il tema tattico scritto dai padroni di casa. Di Francesco lascia in panchina Di Michele, presenta dal primo minuto Corbia, conferma per Pasquato, Bertolacci sostituisce Grossmüller, squalificato. Nel Siena si registrano i rientri, tra gli altri, di D'Agostino, Gazzi e Mannini a centrocampo. L'Arrondo è in panchina al fianco di Calaiocce, destro. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria dei tre militari italiani caduti in Afghanistan, l'arbitro dell'incontro è Doveri di Roma. Per il tecnico del Siena, Sannino, c'è subito qualche motivo per arrabbiarsi, ma al settimo il Siena trova il vantaggio. Punizione da sinistra di D'Agostino e colpo di testa vincente di destro. L'attaccante scuola Inter salta indisturbato. Il Lecce subisce gol ancora su palla inattiva, pur avendo lavorato tanto in allenamento sui calci piazzati e sui tiri dalla bandierina. Il Siena va vicino al raddoppio. Al 18esimo Mannini spedisce in area un pallone che Brienza calcia al volo di sinistro. La sfera attraversa pericolosamente l'area piccola. Il Lecce stenta, non c'è fantasia, non ci sono varchi anche per l'ottima organizzazione difensiva dei padroni di casa. Corvia prova dalla distanza centrale. Arriva la prima ammonizione per Esposito. Il difensore di Galattina accusa qualche problema e chiede la sostituzione, ma si ripresenterà sul terreno di gioco per la ripresa. In avvio di secondo tempo la squadra giallorossa usufruisce di un calcio piazzato al limite. Il sinistro di Mesba sibila fuori di poco. Per Di Francesco arriva il momento di cambiare. Dentro il grande escluso Di Michele, fuori Bertolacci, molto in ombra. Sul cronometro corre l'ottavo minuto quando il Siena raddoppia. Rinvio del portiere, Mannini in gioco aereo prolunga la traiettoria per destra, che imbecca Calaiò, il quale batte Julio Sergio. Al raddoppio senese si aggiunge la seconda ammonizione, fallo nella metà campo avversaria, e quindi l'espulsione di Esposito. Di Michele prova ad inventare, suggerimento per Strasser, subentrato a Pasquato, il destro dell'ex milanista parato da Brickic. Al 25esimo il terzo gol bianconero, Julio Sergio in uscita frena destro, il pallone arriva a Calaiò, pallonetto a scavalcare il portiere giallorosso e Tomovic appostato sulla linea. 3-0. Per il Lecce notte fonda, Di Francesco inserisce offere per Corvia. Nel finale i giallorossi rischiano il quarto gol, ma la conclusione di Grossi si stampa contro la traversa. Terza sconfitta in quattro partite per il Lecce, la seconda consecutiva contro una diretta concorrente nella corsa salvezza, ma le frenate dei giallorossi sono preoccupanti. Come impatto iniziale, negativo aver preso un gol dopo 5 minuti su calcio piazzato. Devo dire che è diventata un po' una costante, e questa cosa è quello che mi fa arrabbiare un po' più di tutto, partire sempre un po' a handicap. Non ce lo possiamo permettere, non siamo stati secondo me dopo incisivi, molto possesso ma poco incisivi negli ultimi 16-20 metri, in cui abbiamo tenuto bene il pallino del gioco. Nel primo tempo non abbiamo mai fatto tirare il Siena oltre l'occasione del gol, loro sono stati bravi ad aspettarci, a ricolpirci nuovamente nel secondo su una nostra sempre ingenuità difensiva, e poi rimanendo in 10 sotto di 2 gol il tutto rimane, il resto secondo me conta poco meno. E l'impatto sulla gara, che non ce lo possiamo permettere a livello caratteriale, la mia squadra pretendo e voglio molto di più sotto il punto di vista dell'atteggiamento, della cattiveria agonistica, e il Lecce non se lo può permettere, specialmente quando va ad affrontare squadre che lottano per lo stesso obiettivo.